Anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte. Ciao ragazzi, allora vi ho attirato in questo nuovo video con un inganno, cioè ho messo all'inizio una foto di una spigola che in realtà ho preso nella precedente uscita e che in questa uscita non ho preso. Quindi se non avete tempo vi consiglio subito di stoppare il video, perché in questo video non vedrete catture. Ma quello che vi farò vedere è la vera vita del pescatore a spinning, alla spigola, nell'Adriatico quantomeno. La vita del pescatore a spinning alla spigola nel mare Adriatico è una vita dura, è una vita fatta di cappotti. Spesso leggo domande sulle pagine Facebook del canale che seguo, Spinning alla spigola o Spinning in mare, domande relative a come faccio a prendere una spigola, come faccio a prendere di qua, come faccio. Allora ragazzi, bisogna insistere tantissimo, bisogna fare tante uscite, ma bisogna abituarsi a fare cappotti. E io veramente sono un maestro di come vanno indossati questi cappotti. Quindi nel mio canale vedrete tanti cappotti, ogni tanto la regina, ed è quello che auguro, che sono sicuro che capiterà anche a voi. Quindi se cercate un canale dove vedete solo pesci, questo è il canale sbagliato. Se cercate un canale dove vedete quello che più o meno capiterà anche a voi, allora questo è il canale giusto. Vi abbraccio, ciao. Allora ci facciamo sta scaduta, ragazzi, ce la facciamo da, sono circa le 5, ci facciamo il tramonto e questo inizio di scaduta. Giù c'è il prode, pescatore, anche il molo si è animato, e qui c'è il nostro concorrente Airone Cenerino, che se c'è però fa anche capire che c'è. C'è un po' di cibo sotto, e quindi se c'è un po' di cibo magari c'è anche l'amata regina. Va bene, bando alle ciance, m'attrezzo e parto. Armamentario di oggi è la fantastica Lunamis della Shimano, canna eccezionale, costa pure una frega, amatissimo Stradic 4000, trecciato che ho comprato, stava già sul mulinello ma credo sia uno 013. Poi abbiamo un finale fluorocarbon 020 e il mitico testa rossa Quoli F. Iniziamo così e poi vediamo. Al limite oggi provo più le gomme, visto che è torbido, ma vediamo pure se ci sono alghe o qualcosa di simile. Subito sulla prima scogliera vediamo se il nostro amico Airone Cenerino è infastidito. Eccolo là, lui parte e se ne va. C'è mangianza. Mi sono attrezzato un attimo con la gilet perché sinceramente è abbastanza freschino, non me l'aspettavo. La temperatura non era così alta, però qui c'è vento, quindi col vento la temperatura percepita è decisamente più bassa. Mi sono fatto a scogliera in maniera abbastanza pedissequa. Ho girata bene, ho lanciato sotto posta, ho fatto un po' di lancia spaziare,
destra e sinistra. Mo provo un altro paio di lanci in punta, sempre con un recupero da spigola, quindi lento, cercatina ogni tanto, stop, recupero. Ci appropinquiamo a quest'altra scogliera, proviamo a fare due lanci nei paraggi, vediamo, anche se qua il fondale è ultra basso, beviamoci un po' d'acqua. E facciamo quello che non mi piace tanto fare, ma che secondo me si deve fare, cioè togliere il polieffe tanto amato e passare ai Black Minnow della Decathlon. Credo che il mare reclami questo. Provo questa colorazione sardina, vediamo che fa. Li ho provati, il movimento è fantastico e, come dire, tutti sostengono che con un mare così ancora un po' mossarello sia meglio pescare con le gomme. Diamogli una possibilità, continuiamo a crederci nonostante insomma non mi abbiano mai portato grandi successi, cioè non ci ho mai preso una mizzeia. Allora, lo abbiamo salvato e già questo è un successo, né? Ci avviciniamo al tramonto e sinceramente non me la sento di farmelo col Black Minnow, quindi cambio e metto l'artificiale che secondo me può essere più. Non ci vediamo più per niente. Porca vacca ragazzi, quanto è brutta la vecchiaia. E ciao, sai che vi dico? Provo con il nostro Komomo secondo ci manteniamo in superficie con colori abbastanza sgargianti. Questo è un bel artificiale, non è stato mai predato, ma mi dà fiducia, è tutta una questione di testa, ahimè, quando senti del feeling con un artificiale, quando non lo senti, così è. Proviamo nonostante questo vento che si fa sentire
facciamo un paio di tentativi qui sul riflesso della luna sull'acqua, che in teoria dovrebbe dare un minimo di visibilità in più al nostro artificiale, non che ne abbia bisogno, perché Pomomo II è di un giallo fluo con un ventre arancione che fa paura, però vedete come lavora, superficie e poi si affonda, ogni tanto va in superficie e poi si affonda, no? Il mare si sta alzando, altro che scaduta, lo sta rinforzando, non lo so. Troppo vento ragazzi, non è facile abbeccare la congiuntura astrale per la spigola, non è facile. Il caro Ruggero mi ha raccontato di episodi, sai, quelli che ti capitano raramente nella vita, di congiunture astrali, quando ha fatto 3-4 spigole in pochissimo tempo, perché poi quando capita c'è una finestra limitata di tempo, non è che c'hai un giorno per pescare il figlio, è mezz'ora, un'ora. Si apre quella finestra, la spigola entra in attività e tu devi stare lì, l'uomo giusto, al momento giusto, nel posto giusto. Facciamo il famoso ultimo lancio con l'Ivorn 98 F floating. Gli do fiducia, faccio 3-4 lanci, comincio a produrre freschetta, non portare il giubbino, solo il gilet col piumino, ma proviamo questo, dai, 4-5 lanci e andiamo via.